Benvenuti in un nuovo episodio di Armi Schifose in Call of Duty Black Ops 2. Allora, oggi che arma utilizzeremo? L'MP7. Allora, visto che avevo già giocato un po' con l'MP7, appena ho comprato il gioco, ci ho aggiunto, mi sembra, impugnatura e distrazione rapida, se non sbaglio. Vabbè, e se sbaglio, problemi. Comunque, l'MP7 che ci ha consigliato Gabriele Sabatino, grazie Gabriele per aver commentato il video. Continuate a commentare i video, almeno così ci sono più armi da recensire, con cui farci video, più armi schifose, più Fede sbloccherà. Non oso dirvi quante volte ho sbloccato con quest'arma, è molto facile, sbrocco facilmente, diciamo. E comunque, vabbè, dominio in Yemen, qua sopra ci sta un tizio, l'ho visto. Speriamo che... no, non è creepato. E comunque, cosa altro vi volevo dire? Oggi sono con Giorgio Ligis, Davide e Vianel. Vi ringrazio per aver partecipato alla mia partita. No, dovreste ringraziare voi a me. Ringraziatemi, dovete ringraziare. No, scherzo, vabbè. E comunque, vediamo chi farà il punteggio migliore. Anche loro stanno giocando, penso, almeno che non mi hanno mentito, con l'MP7. E che altro dirvi? Che sto morendo. No, dai, scherzo. E vediamo adesso piano piano come va la partita. Speriamo bene, speriamo, dai. Cioè, magari faccio pure un punteggio buono. Però st'arma da lontano fa proprio schifo. Mo ce la metto tutta, ma fa proprio schifo, bro. Fa proprio schifo st'arma da lontano. Non voglio insultarvela, non sono razzista. Non odio la gente che usa l'MP7, anzi... Vabbè, l'MP3 un po' sì, però... vabbè, che ci potevi fare? L'MP3 la usavano un po' tutti, diciamo. Comunque, speriamo di fare il punteggio migliore. Se no mi tocca conquistare tutte le bandiere. Comunque sto parlando un po'... Cioè, ma questi sono proprio... Secondo me quelli sono fratelli. Uno si mette il cecchinà e l'altro è il cretino che gli sta dietro. Sarà il fratello minore. Il maggiore sfrutta quello minore per difendersi. Sarà di sicuro così. Mo' butta la granata e ammazza di tutte e due. A tutte e due. Alla faccia delle MP7. Io vado a usare le granate. Meglio così, dai. Mandiamo un sciame con le granate. No, dai, sarebbe troppo difficile. Comunque, sto parlando un po' troppo. Tra un po' mi ci manca soltanto mi si scioglie la lingua. Oh, sciogli lingua. Quante volte avremmo fatto uno sciogli lingua? Tantissime. Io da piccolo, elementari, medie. No, elementari. Si usava a giocare con gli sciogli lingua. Bel gioco, eh. Molto bello, soprattutto appassionante. E ogni volta ci stava quello e ti diceva: vuoi fare uno scioglilingua? Dai, di ionico veloce. Dai, vediamo che succede. E tu cominciavi lì: ionico. Ah, hai detto una parolaccia. Bravo, hai detto una parolaccia. E poi davanti a tua madre, a me me l'hanno fatto una volta davanti a mia madre. E fanno: oh, ma guarda, ha detto una parolaccia Federico ha detto una parolaccia, che attivo. E io mi sono beccata la sgridata a mia madre. Quelli erano i miei compagni di classe delle elementari. Avete capito che gente bastarda? La gente oramai si vendica. No, dai, fatti scherzi. Sono stati dei grandi. Oh, ti ho ammazzato, crepa. Allora, adesso mandiamo l'Headstorm. Andiamo sto Hellstorm. Allora, dov'è la gente? No, la migrazione host no. Comunque, a proposito di... Vabbè, sfruttiamo questo momento per parlare degli host. Sì, degli host. Dei scioglilingua. Poi ci stavano quelli più difficili come il... da un pezzo di... com'era? Da un pezzo di panna cane pazzo, pazzo cane. Da un pezzo di panna al pazzo cane, da un pezzo di panna al cazzo... No, al pazzo cane, al cane pazzo... Perché dovevi dire... Da un pezzo di pane
al cane pazzo e poi devi dire da un pezzo di pane al al pazzo cane. E io fino ad ora non sono mai riuscito a dirlo, ve lo giuro. Mo ci provo in diretta, attenzione, Fede sfida le sue vecchie tormente. Allora, vediamo se ci riesco. No! Intanto questo mi ha ammazzato, brutto assassino. Allora, vediamo. Allora, da un pezzo di pane al pazzo cane, da un pezzo di pane al cazzo pane. Allora, no, da un pezzo di pane al cazzo pane, da un pezzo di pane, da un pezzo di pane al cane pazzo, da un pezzo di pane al cazzo pane. Da un pezzo di pane al cane pazzo, da un pezzo di cane al pazzo cane. Sì! L'ho detto lento però. Siamo campioni! Attenzione! Scolpo di scena, Davide non sta usando l'MP7, sto un abbazzo. Comunque sto facendo un 10-4. È abbastanza buono. Calcolando che stiamo facendo una serie su armi odiose. E speriamo che continui così la partita, perché magari finisce con un 28, quindi un buon rateo, o rateo, come usate chiamarlo. Io chiamo rateo, voi chiamatelo come pare. E comunque speriamo di continuare così, e almeno sarà una partita decente, non dico perfetta, ma decente. Comunque capite pure che non sono armi che uso tutti i giorni. E andiamo un po' ad uccidere la gente se si trova. Vai, crepa. Attenzione, guarda che bello emblema che c'ha questo ragazzetto. Questo ragazzotto che magari pure se sa, ci potrà avere pure 40 anni e gioca al COD. Vabbè, però se gli piace giocare gioca. Non è che mi faccio tanti scrupoli. Ho problemi. E dai, crepa un altro. Questa volta il motto è stato dalla mia parte. Con l'arma del nemico è sempre più forte. Stavolta è stata l'arma di Fede la più forte. Questo è morto, è stato ammazzato. Qua lanciamo una granata e là ci stanno due nemici. Ah, ho ammazzato dentro quello là. Eccolo qua, uno. No! Col cecchino. Quello con l'emblema figo mi ha ammazzato con il cecchino. Pensavo che si era messo a campetare tipo con la B23R, che ne so. Se mettono quella di solito i cecchini. E vai! Ho barato però, chi se ne frega, avevo finito le munizioni, quindi ragazzi, una cosa rara non succederà mai più, ve lo giuro. Vabbè, perché la pistola, magari faccio solo pistola, però vabbè, non vale. Devo usare soltanto l'MP7, vabbè, soltanto un'uccisione, ragazzi, capitemi, non c'avevo più munizioni. Siate comprensivi. Allora, tanto mi stanno ammazzando a valanga, tutti contro di me, sono coalizzati tutti contro di me. E vediamo dove si trova la gente. Dov'è la gente? Il popolo dov'è? Attenzione, lancio granata. Crepa, crepa. Boom. Crepa. Non è crepato. Non è crepato. No, non è possibile. Ma perché io invento sti motti? Perché poi mi si ritorciono contro. Perché ho inventato quel motto dell'arma del nemico è sempre più forte? Tanto si sa che è sempre più forte. Sono sempre più paura le loro armi. Ti ammazzano con meno colpi. Madonna, ragazzi, sto iniziando a fare schifo. Sto ritornando a fare schifo. Penso che mi sta iniziando a fastidio un po' la partita. Però cerchiamo di mantenere la calma. Ok, questo è andato. Anche quello? Ricarica? Ho fatto una gran cavolata ad andare a non ricaricare l'arma prima. Però vabbè, mi ero casato. Allora, là sopra lancio una granata. Ovviamente se ci avessi avuto un po' di tempo, questo mi ammazza subito. Allora, dove sono i nemici? Laggiù. Il cecchino mi ha purgato. Dettagli. Comunque stiamo per finire la partita, perché stiamo vincendo. Oddio. Ecco, sono ancora salvo. Vai, vai, muori tu, Davide. Muori. Muori al posto mio, sacrifica la tua vita per me. E tu crepa. Non è vero, lo ammazzo io, Davide. Allora,
Cerchiamo di fare la kill cam. Tanto non ci riuscirò mai. Vai, muori pure un'altra volta. Oh, attenzione. Sto devastando. Qualcuno che... Porca zozza. Qualcuno mi fermi. Attenzione, sta per finire la partita. Comunque, dico subito, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. E se volete iscrivetevi. E ci vediamo al prossimo episodio di Armi Schifose, che è chiamato Osciame. Oddio, che sta succedendo? Allora, comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, come già dicevo. E se volete iscrivetevi. Mamma mia quanto parlo veloce. E ci vediamo al prossimo video di Armi Schifose. Ciao.